Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial di Tutto Photoshop. Parleremo di effetto infiltrazione di luce, anche detto lens flare, come realizzare appunto un'infiltrazione di luce professionale. Andiamo ad aprire la nostra immagine. Ok, allora innanzitutto, come potete vedere, qui abbiamo un bel controluce. A questo punto potremmo migliorarlo aggiungendo dei lens flare. Cosa potete fare? Qui potete molto semplicemente andare a fare render ed aggiungere appunto il lens flare che ci offre Photoshop. Vedete, voi potete impostare il vostro punto di luce qui, caricarlo così, ecco, diciamo, ok. Come potete vedere però non è che sia un risultato soddisfacente, ok? È abbastanza finto, è abbastanza piatto. Bene, come si realizzano invece dei lens flare professionali? Allora, andiamo ad aggiungere un livello di regolazione livelli e andiamo a dare le nostre impostazioni. Allora, nel menu tendina qui potete scegliere tra su quali livelli appunto lavorare, sull'RGB, su quali livelli di colore. Quindi noi partiremo da tutti e tre, quindi rosso, red, green, blu, quindi RGB. Ok, allora nell'RGB andiamo ad impostare i toni medi nell'audio. Allora, questa qui è la schermata dell'input, questa è la barra dell'output, ok? Questo è l'istogramma dell'input. Nell'input andiamo ad impostare i toni medi, che sono rappresentati da questa iconcina grigia qui, da questo cursore. Qui andiamo a impostare a 2,37, potete trascinarlo oppure selezionare e scrivere 2,37 per essere più veloci e più precisi. I neri invece nella barra dell'output li andiamo a impostare a 33, anche qui potete scrivere o trascinare, 33, perfetto. Poi ci spostiamo, andando ad aprire il menu a tendina qui su, sul rosso. Allora, il rosso andiamo ad impostare i mezzi toni qui su 1,59, quindi 1,59, e i neri a 83. Ok, poi passiamo al verde, e nel verde impostiamo i mezzi toni a 0,84, quindi 0,84, e il bianco nell'output a 2,20. Ok, e poi passiamo infine ai blu. Sul blu andiamo ad impostare i mezzi toni a 0,52 qui, 0,52, ok. E nella barra dell'output il bianco a 134. Come potete vedere abbiamo questa color arancione. Questa potete utilizzarla anche per fare della color grading, se volete una color grading calda. Perfetto, a questo punto andiamo sulla maschera, la invertiamo ed andiamo a dipingere le nostre infiltrazioni di luci. Io direi di creare un pennello abbastanza grande, più o meno così, di impostarlo intorno al 50%, perfetto, e creare dei piccoli colpetti di luce. Io direi qui sul capello, qui tra il collo e leggermente qui. Ok, adesso miglioriamo il nostro effetto. Innanzitutto andiamo a selezionare l'immagine, immagine, regolazioni, shadow e highlights, quindi ombre e luci. Su ombre e luci facciamo emergere di più i dettagli di questa immagine. Quindi direi di abbassare un po' le ombre. E tenere le luci così intorno a un 3%. Sì, direi un 15% per le ombre, un 3% per le luci. Poi aggiungiamo un livello. Qui ancora a livello di regolazione levels, qui andiamo ad impostare, togliamo leggermente un po' di contrasto, quindi andiamo ad aprire un po', direi intorno a 1,12 va bene, cerchiamo di sbiadire un po' i colori, ecco, aumentando i neri qui leggermente, non esagerate, direi un 8-9%. Poi andiamo sul menu a tendina, scegliamo di nuovo il rosso ed aumentiamo un po' il rosso nell'immagine. Quindi qui lo potete fare sia sui mezzi toni, magari portiamo i mezzi toni intorno a 1,10,
poi lo potete andare a fare sui neri, anche qui intorno al 10, perfetto, andiamo a vedere, ok. Successivamente andiamo a prendere un altro livello di regolazione, tonalità e saturazione, UV saturation, e qui cerchiamo di aumentare l'intensità dell'effetto. L'intensità la aumentiamo semplicemente aumentando appunto la saturazione. Io direi non esagerate con la saturazione perché è sempre molto finta, fittizia. Direi che un 5% va bene. Ed infine concludiamo con un contrasto luminosità, quindi altro livello di colorazione, brightness contrast, quindi contrasto luminosità, e qui andiamo ad aumentare leggermente la luminosità ed il contrasto di un 10. Infine decidete voi se aggiungere o meno un livello di colorazione curve, sempre per giocare un po' sulla luminosità e sul contrasto. Questo vedete un po' voi, ed ecco qua. Come potete vedere, il nostro effetto è stato realizzato. Potete anche aggiungerlo un po' qui, come se appunto fossero delle macchie di luce. Questo poi sta a vostra discrezione. Ovviamente potete migliorare, potete aggiungere o togliere qualcosa se le curve non vi stanno bene, che secondo voi caricano troppo l'immagine, le tirate via. Lo stesso potete fare per il brightness contrast. Questi sono tutti gusti e scelte personali. La tecnica è questa, come potete vedere viene un'immagine molto migliore rispetto a quella che si potrebbe ottenere utilizzando il lens flare, che adesso magari potrete usare per aumentare l'effetto. Quindi cosa facciamo? Command Alt maiuscola E, render, filtri, render, lens flare, e potete andare ad aggiungere, forse ecco qui così. Ecco qui, un lens flare. Ecco, come potete vedere, l'unione delle due tecniche dà risultati migliori. A me non piace molto, è molto irreale questo lens flare di Photoshop. Lo uso anch'io per migliorare delle foto molto velocemente, ma come potete vedere non è il massimo, soprattutto per quanto riguarda queste infiltrazioni qui, che sono molto, molto poco reali. Dunque, questo è il nostro risultato finale. Questa è la nostra foto di partenza, questa è la nostra foto alla fine del nostro lavoro, quindi partenza, fine. Decidete voi, avete queste due possibilità, io vi saluto, questo è il nostro tutorial sulle infiltrazioni di luce, spero vi sia piaciuto, commentate, iscrivetevi al nostro canale, vi attendiamo numerosi. Ciao ragazzi!